Università e Dipartimento dei Vigili del Fuoco insieme con un accordo quadro che permetterà il trasferimento di conoscenze e competenze in vari ambiti è stato sottoscritto dal rettore dell'Ateneo Edoardo Alesse e il capo dipartimento Laura Lega, una convenzione che punterà su studi e ricerche volti all'innovazione tecnologica nei campi di valutazione dei rischi a scala territoriale e di interventi di soccorso tecnico, ma anche alla formazione di studenti e laureati qualificati, favorendo iniziative per completare la formazione accademica. Sarà possibile fare tirocini e progetti scientifici e didattici insieme. Noi oggi siamo davvero fieri di essere qui per firmare questa convenzione, perché innanzitutto noi abbiamo un debito storico e morale con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco e tutti ce ne ricordiamo bene, ma poi abbiamo degli ambiti di competenza e di complementarità per cui possiamo donarci reciprocamente cultura, saperi, innovazione, tecnologie per migliorare ciascuno le finalità istituzionali dell'altro. Lo scambio di formazione e di informazione è preziosa per noi ovviamente come corpo nazionale, perché chiaramente implementa quella che è la capacità di risposta, la professionalità, le competenze che sono fondamentali per tutti noi per poter garantire una capacità efficiente di risposta ai bisogni della collettività, e in più ovviamente poter avere dall'Ateneo in particolare dell'Aquila, come dire, quel plus di competenze, quell'iniezione ovviamente che ci può dare un Ateneo di questo prestigio è fondamentale. La Lega ha sottolineato anche il ruolo della città che andrà ad ospitare la Scuola Nazionale dei Vigili del Fuoco, un punto di riferimento nel centro Italia. In merito invece alla ricostruzione della caserma dei vigili, che tante polemiche ha suscitato per la localizzazione che i vigili non vogliono in via Panella, il capo dipartimento si è limitato a dire che si sta lavorando per cercare la migliore soluzione. Stiamo investendo in una prospettiva ovviamente per noi fondamentale di creazione appunto di un polo che possa essere nel centro Italia e capace di valorizzare anche questo distretto territoriale. È anche emblematicamente un segnale importante di rinascita per questo territorio esserci, come ci siamo stati ahimè nell'area del cratere, nei momenti più drammatici che hanno vissuto questa comunità, significa però oggi guardare al futuro, poter portare nuovi vigili del fuoco. Si stanno istruendo tutte ovviamente le iniziative con gli uffici competenti e si valuteranno le soluzioni più opportune.